Mentre adesso noi parliamo di qualcos'altro, sì, Anna Maria. Sì, è settembre, si torna al lavoro, continuiamo a parlare di lavoro, ma insomma, sì, in maniera diversa. Ma non sempre, appunto, gli ambienti di lavoro si rivelano sicuri. Le statistiche infatti riportano dati preoccupanti. In Italia ci sono 3 morti al giorno sul lavoro e anche durante la settimana di Ferragosto la strage delle morti sul lavoro non si è fermata. Per parlarne ci colleghiamo con Bruno Giordano, già magistrato esperto di sicurezza, ora direttore capo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, e con Marco Bazzoni, operaio metalmeccanico e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Buongiorno. Subito una domanda per Marco Bazzoni. Bazzoni, cosa è successo nell'ultimo periodo nel paese? Quante persone hanno perso la vita sul lavoro? Allora, io diciamo, mi presento, sono un operaio metalmeccanico e anche rappresentante della Procura della Sicurezza, lavoro in fabbrica da circa 27 anni in un'azienda che fa macchine enologiche. Allora, io diciamo è tanti anni che mi impegno sul fronte della sicurezza e da anche tanti anni che ho iniziato a monitorare le morti sul lavoro, perché diciamo all'inizio non se ne parlava troppo poco, se ne parlava solo quando c'erano grandi stragi sul lavoro. Allora, i dati ne citerò pochissimi perché, e poi vi spiego il perché. Allora, intanto da secondo dati INAIL, da gennaio al 31 di luglio c'è stato 677 infortuni mortali, che voglio precisare sono denunce di infortunio, perché poi dopo l'anno dopo, quando si arriverà a fine anno e verranno conteggiate tutte le denunce, verranno valutate se sono infortuni oppure no. Quindi perché anche lì si fa un errore, anche quando se ne parla su mezzo di informazione si pensa che queste siano effettivamente morti sul lavoro, ci sono stati, sono denunce di infortuni mortali. Allora, io voglio citare alcuni morti ci sono stati, diciamo, nell'ultima settimana. Allora, 25 d'agosto è morto un elettricista di 49 anni per essere caduto da un'altezza di 15 metri a Valsamoggia, in provincia di Bologna. Il 26 d'agosto è morto un tecnico sub di 39 anni, Giorgio Chiavaro, mentre lavorava a delle vasche ad un impianto di fioltura a Piombino. Poi il 27 d'agosto è morto Angelo Gianmanco, operaio di 67 anni, che lavorava in un cantiere per lavori di strutturazione di una palazzina, è caduto da un'altezza di 4 metri. E le ultime due, il 30 di agosto è morto una fisica schiacciata da un tiro mentre scaricava la merce, Mauro Lucchini, di 49 anni. E il 31 d'agosto, cioè ieri, Mario Pivozzo, 75 anni, era un titolare di un'azienda metalmeccanica, è morto travolto da un muletto. Allora, io, quando si parla di queste tragedie, spesso si parla sempre solo di numeri. Io credo fortemente che quando si muore sul lavoro non bisogna parlare solo di statistiche piene zeppe di numeri, perché quelle sono persone, non sono numeri. Certo. Sono lavoratori con degli affetti. Certo, e appunto per questo lei ha ragione, certo. Sì, con una moglie, con dei figli, che la mattina sono partiti per andare al lavoro, la sera non sono più tornati a casa. Certo, e questo, è un dramma. Però chiediamo, mi scusi, è un dramma ed è terribile per le famiglie, per i figli, per insomma chi rimane a casa. Ma chiediamo a Bruno Giordano, direttore capo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, perché tante morti? Beh, perché in Italia c'è ancora un'idea in questo paese per cui occuparsi di sicurezza è un di più ed è un costo, quando invece occuparsi di sicurezza per ciascuna impresa e anche per qualsiasi luogo di lavoro, anche pubblico, non è un costo ma è un investimento. Certo. Ed è un investimento obbligatorio, previsto già dalla Costituzione.
Invece ci accorgiamo sempre, quasi quotidianamente, che la sicurezza è quel costo su cui, se è possibile risparmiare, bisogna farlo a qualsiasi condizione. Ecco, è l'idea che la sicurezza, quindi gli adempimenti, da quelli cartolari a quelli materiali, a quelli organizzativi, procedurali, siano se sia semplicemente un di più, è il motivo della disattenzione. Lei ha fatto fare controlli anche nel periodo di Ferragosto. Cosa hanno trovato gli ispettori? Allora, l'ispettorato lavora sempre 365 giorni all'anno, anche durante il periodo di agosto, ivi comprese le giornate festive di Ferragosto, sono stati effettuati degli interventi ispettivi, ovviamente in quelle attività che erano, diciamo, operative in quei giorni, è ovvio. Da qualche giorno è partita una campagna straordinaria di sicurezza, interventi ispettivi per la sicurezza nei cantieri edili, perché è ovvio che con la ripresa post feriale si sono riaperti i cantieri edili e quindi questa attività va poi anche con il 110 ora il bonus, no? Certamente, vi è una ripresa. Infatti il signor Bazzone ha detto una verità sacrosanta, cioè che i numeri sono purtroppo in aumento, ma qualsiasi numero è sempre eccessivo. Io ho definito questa piaga il crimine di pace, riprendendo una definizione usata da altri per altre materie, perché è quello che non riusciamo ad arginare per una serie di fattori. Il primo è quello che dicevo dell'idea che la sicurezza sia un costo, quando invece è un incentivo, un investimento. E la seconda è quella della formazione, cioè l'idea che i nostri lavoratori debbano essere formati solo sulla carta, per finta, con un'attività alcune volte addirittura semplicemente cartolarizzata in finti attestati. Li rende più deboli? Ma certamente, perché solo il lavoratore formato è un lavoratore sicuro, perché il primo soggetto che tutela la propria sicurezza è lo stesso lavoratore, se sa, se conosce quali rischi ci sono su un ponteggio, davanti a una macchina, eccetera. Inoltre volevo dire che alla sua domanda perché, più che chiederci perché si muore di sicurezza, dobbiamo chiederci perché ci sono tanti infortuni anche non mortali. In Italia noi abbiamo un infortunio ogni 50 secondi, cioè la media di 20.000 infortuni al giorno, non tutti gravi ovviamente, ma ce un ne numero sono terribile. Ce ne sono anche gravissimi, sono circa 700.000 infortuni all'anno, divisi 365 giorni come media annuale, fate voi i conti. Ecco. Perché? Allora, ecco, ma più perché, chiediamoci dove. Dove infatti, avviene, anche questo. Dove, in quali regioni, ecco, in quali zone, certo. Non solo in regione, ma in quali attività? Edilizia e agricoltura, innanzitutto. Quindi, andando ad analizzare quello che succede nell'edilizia, nell'agricoltura, nell'attività manifatturiera, quindi di trasformazione, di produzione industriale o piccolo industriale, noi ci accorgiamo che lì avvengono la gran parte degli infortuni. Altra cosa, più che la zona geografica, che poi ci lancia segnali diversi a secondo delle attività economiche che ci sono, è importante guardare l'età degli infortunati. Che e questo è un indice molto, perché si è abbassata notevolmente l'età. Come poco fa il signor Bazzone opportunamente ha parlato dell'età di alcune delle ultime vittime, ma se voi vedete le vittime, solo considerate le vittime del mese di agosto, ci sono moltissime vittime che hanno meno di 30 anni. Perché questo? Perché si accetta, per la precarietà delle condizioni di lavoro, si accetta qualsiasi lavoro, purché sia. E il purché sia vuol dire avere bisogno di un'attività lavorativa, avere bisogno di una retribuzione e quindi
nell'ambito di un lavoro precario non piantare grane al datore di lavoro, perché comunque sei in qualche modo sottoposto alla rinnovazione di un contratto, addirittura a un contratto temporaneo, alla brevità e precarietà del contratto. Quindi certo, non chiedi la sicurezza che ti è dovuta, perché potresti non lavorare più dal mese prossimo. Che hai paura, certo. Ecco, ci sono i social. Sì, sì, sono arrivati dei messaggi, esatto. Ho lavorato tanti anni con misure di sicurezza rimosse per lavorare più velocemente, ma ho tanti amici operai con cui si è parlato, e spesso è proprio l'operaio ad infischiarsene delle sicurezze, sprezzanti del pericolo al grido di dai dai ci penso io. E poi ce n'era un altro, ecco questa da Mariana da Bologna, che dice che i controlli sono sempre insufficienti ed è sempre stato così. Che pensa dottor Giordano? Certo. Sì, due cose su quello che ha detto il messaggio che avete letto. La rimozione delle misure è una causa frequentissima di danni alla persona e al lavoratore. La rimozione però è sempre dovuta ad un'esigenza produttiva di accelerazione, cioè di far presto, di far meglio o di fare di più con quella macchina. Lo dimostra il caso di Luana D'Orazio, certo, per esempio. Ecco. Caso esemplare, giovanissima, morta. Sì, ma la rimozione non la fa la macchina da sé, la fa l'uomo che vi lavora. È chiaro? La macchina di per sé non uccide nessuno. È l'uomo che usa la macchina, che vi fa manutenzione o che non la sa usare come deve essere usata, che causa un danno. Le macchine sono come delle armi, gli impianti. L'arma di per sé non uccide nessuno, è chi preme il grilletto che uccide. Questo deve essere importante, capire quindi che quella macchina fa parte di una responsabilità organizzativa, di un controllo, di una vigilanza da parte dei dirigenti, dei capi reparto, da parte dello stesso datore di lavoro. Ma allora quali le soluzioni, dottor Giordano? Cosa bisogna fare? Innanzitutto insistere sulla responsabilità delle imprese, ma nel senso non sanzionatorio e afflittivo, ma nel senso di supporto alle imprese. Perché guardi, le parla un giudice che per 30 anni ha pronunciato sentenze in questa materia, i primi a pentirsi nei processi del modo con cui lavoravano sono gli stessi datori di lavoro, quando si rendono conto che per una mera esigenza produttiva o economica hanno causato dei danni enormi. Ecco, noi dobbiamo cercare di far capire, al di là dei controlli, di cui ovviamente in questo momento io sono il maggior responsabile organizzativo, ma dobbiamo capire che i controlli non potranno sempre fare tutto se non c'è innanzitutto questa sensibilità dell'impresa a capire che anche nella valutazione non umana, perché quella è incalcolabile, per carità, ma nella valutazione economica, non fare sicurezza costa molto di più che farla. Certo. Questo è un dato oggettivo. Quando si investe in sicurezza un euro, questo produce molti euro. C'è chi ha calcolato 6, chi ha calcolato 8, ma le variabili sono tante in base all'attività e alla grandezza. Certo. Quando lei mi chiedeva prima, cioè ci soffermavamo su dove, bisogna considerare che la gran parte degli infortuni avvengono nelle piccole e medie imprese, non nelle grandi industrie, perché il tessuto italiano, il 90%, il tessuto economico, è costituito da piccole e medie imprese, e questo significa che la piccola e media impresa è caratterizzata innanzitutto da rapporti personali con i dipendenti, certe volte anche da relazioni familiari, perché noi abbiamo diffusissimo in Italia l'istituto dell'impresa familiare. Quindi proprio nelle piccole e medie imprese bisogna intervenire nella sensibilità delle imprese e nei controlli di supporto, non solo repressivi, ma di supporto per far capire loro quello che non hanno voluto capire o capiscono subordinatamente a una valutazione economica che è enorme. Si pensi che quando si verifica un infortunio di qualsiasi tipo,
per qualsiasi minima causa, per esempio la rimozione di una protezione o la mancanza di una cintura di sicurezza su un ponteggio, la mancanza di scarpe antiscivolo che provocano una caduta, o la fretta di fare un'attività che sembra superficiale, proprio quella superficialità che poi uccide, c'è un risparmio qualche volta addirittura minimamente calcolabile di pochi euro, ma quell'infortunio crea milioni di danni. E tanto dolore anche, certo. Certo, ecco. Quanto vale la vita umana? I costi sanitari, i costi previdenziali, assicurativi, i costi processuali, i costi giudiziari, perché con l'infortunio noi faremo un processo, un'ispezione amministrativa, l'INEL paga l'indennizzo. Ecco, tutto questo è incalcolabile come danno relativamente a quello che si è risparmiato. Una domanda per Marco Bazzoni, operaio metalmeccanico e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Bazzoni, lei ogni volta cerca di capire la dinamica dell'incidente. Sono dinamiche che hanno risposte un po' diverse da quelle iniziali o ufficiali? Allora, intanto, prima di rispondere alla sua domanda, volevo rispondere alla domanda dell'ascoltatore che parlava degli operai che rimuovono le protezioni. Diciamo che più che altro sono le aziende che molto spesso rimuovono le protezioni, non l'operaio. E è vero anche che ci sono parecchi lavori precari e che il lavoratore accetta di tutto, come non lavorare in sicurezza. Io, insomma, si è parlato di Luana Durazio, che aveva 22 anni e che è morta il 3 di maggio, che è stata risucchiata nello sdoitoio. E lì la rimozione l'aveva rimossa l'azienda, non l'aveva rimossa l'operaia. Quindi, insomma, molto spesso sono le aziende che rimuovono queste protezioni, non gli operai. Bene chiarissimi. Ecco, come ha detto bene anche il dottor Giordano, che purtroppo il lavoro è molto precario e quindi si accetta di tutto e si accetta anche di non lavorare in sicurezza. Certo. Le dinamiche, io ascolti, quando riesco, cioè, mi è capitato in tutti questi anni di venire a contatto anche con familiari delle vittime, non è facile perché sono storie molto dolorose e molto spesso familiari, quando muore un proprio caro, non hanno voglia di parlare con nessuno, si chiudano in se stessi. Lo capisco, si capisce. Io molto spesso sono riuscito a entrare in contatto e a dargli anche voce, perché molto spesso, oltre a non avere giustizia, perché molto spesso non hanno neanche giustizia, perché magari il processo va in prescrizione, o responsabili di questi infortuni hanno delle pene irrisorie. Ecco, quindi c'è anche il fatto che non vengono ascoltati. Non essere ascoltati, ecco. Da mezza informazione. A proposito di quanto uno può essere ascoltato, abbiamo dei WhatsApp vocali che ci parlano proprio di questi problemi. Un momento, ascoltiamoli. Ok, grazie. Purtroppo c'è da dire una cosa molto importante, che ci sono tantissimi lavoratori che sono negligenti e se ne fregano delle norme di sicurezza, e purtroppo per quella categoria di lavoratori ne pagano le conseguenze tutti, quindi non è solo un discorso di scarsa sicurezza, ricordatevelo bene. Vorrei semplicemente dire che queste sono storie vecchie come il cucco, perché in Italia è pieno zeppo di imprese che eludono la normativa sulla sicurezza e facendo in questo modo, tra l'altro, generano anche dumping e concorrenza sleale nei confronti di altre società che in realtà rispettano le regole e rispettano le normative. Oramai questa qui, che stanno dicendo i vostri ospiti, giustamente, che stanno denunciando, sono cose vecchie come il cucco, perché gli italiani gli piace piegare la normativa a questa. Come la storia del Covid, che c'è un sacco di gente che si vaccina perché non gliene può fregare di meno se poi vanno in giro e infettano gli altri. E questo è quanto. Grazie, buongiorno. Ecco, ha sentito, insomma, dottor Giordano, cosa dicono questi WhatsApp? Un po' in maniera diversa rispetto a come lo ha spiegato lei, insomma, ma è quello che lei diceva, cioè si elude la sicurezza, vero? Allora, il primo messaggio, che poi anche collegato alle parole di Marco Bazzoni di prima, e cioè degli operai disattenti, negligenti, eccetera. Attenzione, perché le norme in materia di sicurezza proteggono anche i disattenti, proteggono anche gli strafottenti. Il secondo messaggio? Questo è un problema. Il secondo messaggio è che si è diffusa l'idea
di aggirare le norme in materia di sicurezza, questo è vero, è un dato vero. Guardi, nell'ultimo anno delle ispezioni fatte dal nostro ispettorato, nell'85% dei casi ispezionati nelle imprese sono state trovate delle irregolarità. Nei due giorni di Ferragosto, quindi due giorni in cui comunque quasi tutte le attività sono ferme, laddove si sono fatte ispezioni, si sono trovate irregolarità, lavoratori irregolari nel 70% dei casi. Ecco, allarmante. Questo vuol dire che nel nostro paese la regola è non rispettare le regole. Ecco, noi dobbiamo salutarvi, vi ringraziamo per essere stati con noi a parlare di lavoro. Grazie a Bruno Giordano e a Marco Bazzoni.